richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare della Web TV del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso, poiché non vi sono osservazioni a tale forma di pubblicità, è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Si avvia oggi la procedura informativa in relazione all'esame dell'affare assegnato possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea, atto 765, con audizione informale di rappresentanti di Confetra Friuli Venezia Giulia, in videoconferenza del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia in presenza, nonché di rappresentanti dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale che interverranno in videoconferenza. La procedura informativa che svolgiamo trae origine da una sollecitazione del senatore Nannicini, su cui la Commissione ha convenuto di approfondire la questione relativa al quadro normativo europeo ed internazionale che regola le prerogative del regime di Porto Franco di Trieste. Anche al fine di comprendere il regime delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste, per promuovere presso le competenti autorità la piena autorizzazione delle stesse, lascio quindi la parola al dottor Stefano Visentin, presidente della Confetra Friuli Venezia Giulia. Prego, dottor Visentin. Buongiorno signor Presidente, buongiorno Buongiorno. senatori, vi ringrazio per l'opportunità che ci date. Noi abbiamo delle slide, sì, e chiederemo di avere la funzione di relatori per poterle visualizzare. Si sente molto basso, facciamo fatica a sentire l'audio. Sentite meglio così? No. No. È così? È meglio? No, si fa proprio fatica a sentire l'audio, è proprio basso basso e con anche molto riverbero sotto. Provate forse ad aumentare il vostro volume dell'audio della sala, eventualmente, perché prima si sentiva molto bene. Adesso sento i tecnici, vediamo se è un problema Ah. nostro o vostro. Grazie. Provate per favore a parlare. Sì, ecco, prova, proviamo. Ecco, andiamo un filino meglio. Sì. Meglio? Forse è una questione anche di volume dei vostri altoparlanti, forse. Non sono sicuro però. Mi dicono se può stare un po' più vicino al microfono, risolviamo magari il problema al Sì, 90%. io posso anche tenerlo il microfono, Perfetto, vediamo. proviamole tutte così in maniera. Vediamo se così è meglio. Grazie, sì, così va C'è meglio. un audio migliore? Sì. Oh, perfetto, allora lo teniamo così e ci arrangiamo. Ok, allora Grazie. niente, vi chiedo solo se sarà possibile condividere le slide. Certo, certamente. Ecco. Ecco, Ecco, perfetto. cominciamo subito. Allora, sembra forse un po' particolare che oggi noi siamo stati chiamati come associazione di categoria della logistica a parlare di un tema molto attuale che è quello del reshoring, cioè diciamo, il tentativo che facciamo tutti quanti di riportare delle attività industriali all'interno del nostro territorio nazionale. E questo sarà, diciamo, ben chiaro, appena leggeremo la prossima slide. In questa slide abbiamo cercato di sintetizzare al massimo la storia del Porto Franco di Trieste, che inizia nel 1719, si evolve nel 1891, diventando di fatto quello che conosciamo oggi. Nel 1918, con l'entrata nel Regno d'Italia, il regime viene mantenuto e anzi direi anche valorizzato. E poi diciamo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene inserito il Porto Franco di Trieste come argomento nell'allegato ottavo al Trattato di Pace di Parigi. In questo allegato ottavo c'è una parte che riguarda, il 20° articolo, riguarda nello specifico il regime particolare del Porto Franco Internazionale di Trieste.
Come ricorderete, dalla fine della guerra fino al 1954, il nostro territorio è stato governato, amministrato da un governo militare provvisorio, e nel 1954, con il memorandum di Londra, l'amministrazione civile del territorio di Trieste viene assegnata alla Repubblica Italiana. E in questo atto, nel memorandum di Londra, viene riconfermato il regime di porto franco internazionale attraverso un rinvio esplicito alla disciplina che è stata inserita nel trattato di pace. Quindi capite che l'argomento riguarda strettamente la vostra commissione, riguarda strettamente le politiche sia comunitarie che estere della Repubblica Italiana. Il nostro, diciamo, la nostra legislazione ha chiarito molto bene con un decreto commissariale del commissario di governo della provincia di Trieste del 1955 cosa sia il porto franco. Nell'articolo 4,1 il porto franco è considerato fuori dalla linea doganale. Le attività che vi si svolgono in completa libertà da ogni vincolo doganale, quindi imbarco, sbarco, trasbordo delle merci, il loro deposito, la loro contrattazione e manipolazione e anche la trasformazione di carattere industriale. Nell'articolo 5 del decreto commissariale, viene fissato il carattere extraterritoriale del porto franco, intendendo sempre, diciamo, extraterritoriale rispetto alla linea doganale. Okay? Quindi le merci che si trovano all'interno del porto franco devono essere considerate merci estere. La legislazione italiana successiva ha, in alcune sue parti significative, ripreso questi concetti. In particolare il decreto 43 del 1973, che riguardava le disposizioni in materia doganale, riprendeva il concetto di porto franco, richiamando integralmente la legislazione internazionale di cui sopra. In questo decreto, in particolare, viene sottolineato come restano ferme le disposizioni più favorevoli per il porto franco rispetto alla legislazione doganale vigente. La legge 8494, che riformava le autorità portuali dello Stato italiano, faceva esplicito richiamo alla disciplina del porto franco di Trieste. L'articolo 6,12 richiamava poi la necessità, rinviava a un decreto successivo la di stabilire l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi del porto franco internazionale. Purtroppo abbiamo dovuto attendere ben 23 anni perché questo decreto attuativo venisse effettivamente introdotto nella nostra legislazione. Questo è accaduto il 13 luglio del 2017 con il decreto che a quel punto è diventato un decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui vengono fissati i principi dell'organizzazione amministrativa della gestione dei punti franchi. Voi capite che sostanzialmente soltanto dal 2017 che possiamo porci nuovamente la domanda se sia utile e come si possa fare trasformazione industriale all'interno del porto franco di Trieste. Quindi cercherò adesso brevemente di spiegarvi perché si possa fare, perché abbia senso farlo, cosa si debba fare e chi sia il soggetto che autorizza le lavorazioni industriali. Quindi si può trasformare le merci all'interno del porto franco di Trieste? Sì, lo fissa sia l'allegato ottavo del Trattato di pace, all'articolo 7, dove viene stabilito che sia il direttore del porto franco ad autorizzare le lavorazioni delle merci all'interno dei punti franchi.
La stessa cosa sostanzialmente viene poi richiamata nel decreto commissariale del 59 che riguardava l'istituzione del punto franco del porto industriale. Si può trasformare le merci quindi senza dubbio all'interno del punto franco di Trieste. Ma perché farlo? Ha senso farlo? Ha un senso economico farlo? Ci sono dei falsi motivi che generano molta confusione in chi non sa esattamente come sia organizzato il punto franco di Trieste. Ci sono delle false motivazioni che io preferisco ricordare. Qualcuno pensa che si possa pagare meno i lavoratori, questo è falso perché il contratto di lavoro che viene applicato è il contratto di lavoro nazionale. E ci sono dei controlli che vengono effettuati dall'autorità di sistema portuale attraverso il sistema delle concessioni, dell'autorizzazione al lavoro e dei propri ispettori, oltre a tutti i controlli ordinari che vengono comunque svolti all'interno del porto dalle altre autorità competenti. Poi si pensa che all'interno del porto franco si possa fare quello che si vuole, che non ci siano controlli. Anche questo è falso, perché i controlli vengono effettuati dalla dogana e dalla Guardia di Finanza a tutti i varchi di accesso al porto e gli stessi controlli possono essere effettuati anche all'interno dei magazzini del Porto Franco e di fatto i controlli sono molto superiori rispetto a quelli che ci sono sul resto del territorio nazionale. E ultimo falso motivo, qualcuno pensa che si paghi meno imposte. Questo è assolutamente falso. Attualmente il livello di imposizione fiscale, le imposte dirette che vengono pagate sia dalle imprese che dalle persone fisiche all'interno del porto franco di Trieste, sono né più né meno di quelle che vengono pagate sul resto del territorio nazionale. E andiamo quindi ad analizzare i reali motivi per cui sarebbe utile e interessante fare delle trasformazioni industriali all'interno del porto franco di Trieste. Il motivo principale è questo che vedete in questo slide. La necessità è quella di pagare meno dazio sulle merci prodotte, sul prodotto finito, nel paese di destinazione del prodotto finito. In particolare, per pagare meno dazio, c'è la possibilità, attraverso la trasformazione industriale, di acquisire un'origine italiana del prodotto finito. Due sono i concetti chiave, quello del dazio. Il dazio, voi sapete, è un costo che evidentemente deve essere incorporato nel prezzo finale del prodotto. Il secondo concetto fondamentale è quello di origine, sul quale ritornerò più tardi. Adesso io vi presento brevemente diciamo così, una simulazione molto semplice, molto semplificata e sicuramente anche, come dire, molto semplicistica, ecco, ma in cui io cerco di spiegare come si possono ottenere dei vantaggi sulle differenze dei dazi. Mi immagino un commercio che non esiste. E mi immagino coinvolti in questo commercio dei paesi assolutamente di fantasia, ecco, per non creare come dire, delle false idee in voi, ecco. Immaginiamo per ipotesi che dei tronchi che provengono dal Canada devono essere spediti in Giappone e immaginiamo che in Giappone questi tronchi paghino il 10% di dazio. Ha senso utilizzare il porto di Trieste per un transito? O meglio, ha senso portare i tronchi dal Canada a Trieste e da Trieste rispedirli in Giappone senza effettuare nessuna lavorazione industriale? No, non ha senso perché il prodotto rimane lo stesso e l'origine del prodotto è sempre quella. L'origine rimane canadese e non viene cambiata per il solo fatto di aver transitato attraverso il nostro porto. Quindi questa operazione è inutile. Immaginiamo ora che ci sia la necessità di esportare dal Canada dei tavoli di legno e di spedirli in Giappone, dove si paga sempre, per ipotesi,
un dazio del 10%. In questo caso, immaginiamo di poter fare una lavorazione industriale all'interno del Porto Franco di Trieste, spedire i tronchi dal Canada al porto di Trieste, lavorarli, ottenere un tavolo finito e immaginiamo che il tavolo finito che acquisisce l'origine europea paghi in Giappone il 0% di dazio. Ecco, voi capite che evidentemente un'operazione del genere potrebbe avere qualche interesse di carattere economico. Se poi il prodotto ottenuto dalla lavorazione avesse anche quelle caratteristiche ancora più forti di origine, che gli permetterebbe per la sua natura, per la sua caratteristica e per il tipo di lavorazione di ottenere il marchio Made in Italy, beh, diremo che un'attività di questo tipo avrebbe un forte senso economico. Il punto di tutto il discorso è come si stabilisce l'origine. Allora, alcuni prodotti sono chiaramente originari da un determinato paese perché sono stati interamente ottenuti in quel paese. Nel nostro esempio, i tronchi sono stati coltivati, tagliati in Canada, quindi è evidente che i tronchi hanno un'origine che è quella canadese e non può che essere quella. Molto spesso noi non abbiamo dei prodotti che sono così, diciamo, originari, così tipicamente originari da poter essere così semplice l'identificazione della loro origine. Quindi il principio che viene utilizzato è quello della lavorazione prevalente. La regola generale è che fra tutte le lavorazioni o le trasformazioni cui può essere sottoposto un prodotto in paesi differenti, il bene prende l'origine nel paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione che l'ha modificato in modo sostanziale. Questa è una regola generale che vale su tutti gli stati e sicuramente in tutta l'Unione Europea, quindi vale anche all'interno del Porto Franco di Trieste. E regole ancora più strette riguardano la possibilità di ottenere il Made in Italy, che vi ricordo essere anche un marchio, ecco, e queste regole sono vigenti così come lo sono nel territorio nazionale, lo sono anche all'interno del Porto Franco di Trieste, che del territorio politico di questo paese fa parte. Quindi capiamo che per ottenere l'origine di un prodotto bisogna aver fatto un'ultima trasformazione sostanziale. Quindi la trasformazione sostanziale non può essere quella di un mero assemblaggio, non si possono semplicemente cambiare delle marche. È necessario effettuare una trasformazione che cambi la classificazione doganale del prodotto finito rispetto a quella delle sue materie prime. Questa quindi per definizione è una trasformazione industriale. Quindi, per rispondere a cosa dovremmo fare per rendere attrattivo il Porto Franco di Trieste e anche per degli operatori, soprattutto quelli diretti verso l'export, quello che dobbiamo poter fare sono le lavorazioni industriali, cioè le materie prime devono essere trasformate in altri prodotti. Nel mio esempio, il tronco deve essere trasformato in tavolo. Solo così il prodotto finito tavolo può acquisire un'origine comunitaria, unionale, italiana. Le lavorazioni industriali sono soggette ad autorizzazione. Chi autorizza le lavorazioni industriali? Il decreto interministeriale che citavo in precedenza, quello del 13 luglio 2017, stabilisce che nell'ambito del Porto Franco sia il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale ad autorizzare e limitare le produzioni di beni e servizi. E deve farlo d'intesa con la competente agenzia delle dogane e dei monopoli. Questo attualmente è il regime che regola l'iter autorizzativo delle attività industriali e che per i motivi che dividerò brevemente fra poco sta bloccando in questo momento la possibilità pratica di effettuare queste lavorazioni industriali. E io voglio dirvi che
le lavorazioni industriali all'interno del Porto Franco di Trieste sono sempre state fatte. Sono state fatte dall'inizio, sono state fatte durante il Regno d'Italia, sono state fatte durante il governo militare alleato e sono state fatte durante la Repubblica Italiana. E sono state fatte quasi sempre con la finalità di avere appunto una riduzione del dazio finale sul prodotto finito in un paese terzo. E questo è lo scopo. Questo in generale è lo scopo del Porto Franco di Trieste. In generale lo scopo del Porto Franco di Trieste è quello di poter mantenere all'interno dei magazzini merci dello Stato estero che possono essere destinate a un paese terzo. E queste merci possono rimanere all'interno del Porto Franco di Trieste a tempo indeterminato, senza dover pagare garanzie per il valore del dazio e dell'IVA sospese. Questo è lo scopo fondamentale del regime di Porto Franco, quello che già conosciamo, che già utilizziamo per la logistica delle merci. Quello che abbiamo conosciuto in passato, che abbiamo utilizzato in passato per la produzione industriale, è lo stesso principio. Fino a quando le merci vengono lavorate all'interno del Porto Franco, dazi ed IVA sono sospese. Quando vengono destinate, se sono destinate a un paese terzo, non pagheranno dazi ed IVA. Se sono destinate all'Unione Europea, pagheranno dazi ed IVA. Il fatto di non poter procedere con delle nuove autorizzazioni evidentemente ci sta penalizzando e a mio avviso, e quello che voglio esprimervi, è che sta penalizzando l'intero paese. Perché se noi non siamo capaci di fare il reshoring attraverso regimi particolari come il regime del Porto Franco di Trieste, che è un regime intoccabile dell'Unione Europea, in quanto previgente rispetto alla fondazione dell'Unione Europea, sarà molto difficile che riusciamo a fare reshoring in altre zone economiche speciali. Qual è il problema? Il problema è che la dogana, l'amministrazione doganale, non può far altro che seguire il codice doganale europeo, il codice doganale comunitario. Nel codice doganale comunitario, il Porto Franco Internazionale di Trieste viene equiparato alle zone franche europee. In mancanza di altre disposizioni, l'Agenzia delle Dogane non può che applicare integralmente il codice doganale comunitario anche per la parte che riguarda le procedure di autorizzazione alle lavorazioni industriali in sospensione di dazi e di IVA. La procedura che viene utilizzata dall'amministrazione doganale per questo tipo di lavorazioni industriali è quella del perfezionamento attivo. Quindi ne risulta che in mancanza di chiarimenti l'amministrazione doganale non può che applicare la stessa procedura, cioè quella del perfezionamento attivo, anche all'interno del Porto Franco di Trieste. Questa procedura prevede una fase molto delicata, preventiva rispetto al rilascio dell'autorizzazione, che è quella della valutazione delle condizioni economiche. La valutazione delle condizioni economiche prevede alcuni punti che voi trovate elencati in questa slide e che capite essere molto, molto pesanti. Ecco. Innanzitutto non ci deve essere disponibilità nell'Unione Europea di prodotti ottenuti da questa lavorazione. Qualora sia disponibile un prodotto simile, non deve essere, deve essere economicamente impossibile utilizzarlo. Sono ovviamente delle condizioni molto pesanti, ecco, che limitano fortemente l'utilizzo del perfezionamento attivo sul territorio nazionale e di conseguenza lo limitano in questo momento anche all'interno del Porto Franco Internazionale di Trieste. L'inserimento del punto franco di Trieste nella lista delle zone franche comunitarie è stato chiesto dal nostro paese e francamente noi ci chiediamo perché. Anche perché
non esiste nessun fondamento di carattere di legge internazionale che avrebbe potuto portarci a inserirlo in questa lista. Ora, è indubbio che negli ultimi anni, soprattutto dal 2007, ci sia uno sforzo costante da parte dell'amministrazione doganale, assieme all'autorità di sistema portuale, per una realizzazione piena del regime di Porto Franco che permetta anche la reindustrializzazione di quest'area. Però è evidente che l'amministrazione doganale non può andare contro spontaneamente, diciamo, al codice doganale europeo. E quindi dobbiamo intervenire. Lo Stato italiano deve intervenire per correggere questa distorsione, che è una distorsione recente, è una distorsione che risale al 2013. E se si vuole effettivamente iniziare a fare reshoring nella nostra area geografica, questa è una opportunità che, come abbiamo visto, deriva da trattati internazionali, quindi non è messa nella disponibilità dell'Unione Europea. E il primo passo che si deve compiere è quello di correggere questa classificazione errata all'interno del codice doganale europeo. Io ho finito, vi ringrazio e siamo ovviamente a disposizione qua per eventuali domande o chiarimenti o approfondimenti. Bene, io ringrazio il dottor Stefano Visintin. Chiedo ai senatori presenti se ci sono domande. C'è una domanda, prego, senatrice. Sì, io intanto ringrazio molto il Presidente della Confetra per questa relazione molto, come dire, approfondita, molto chiara. E per le slide che ci aiuteranno sicuramente a capire meglio e a poter approfondire diversi temi. È chiaro che il reshoring sarebbe un'operazione di grande valore economico, ma anche di prestigio per il porto di Trieste, e ricordo a chi, come ha sottolineato anche il Presidente, che si tratta di un porto a forte vocazione internazionale, perché il bacino di utenza non è l'Italia, ma chiaramente tutta un'area particolare che si estende all'Europa centrale e che potrebbe interessare l'area danubiana e la Baviera, la Germania e quant'altro. Quindi come dire, un discorso molto molto profondo, largo e importante e anche interessante. Ecco, io chiederei se il Presidente può darci questa risposta, come si pone l'Europa di fronte a una tale valorizzazione del Porto Franco, come esposto dal Presidente? E poi si è parlato di un sistema portuale dell'Alto Adriatico per la specificità dell'area. Come si potrebbe sviluppare questo sistema se Trieste diviene appunto ciò che tutti speriamo che divenga, insomma. Grazie. Grazie senatrice Roic. Chiedo se ci sono altre domande. C'è il senatore Candiani. Prego, senatore. Grazie Presidente. La mia domanda è molto semplice, diretta a conoscere gli aspetti temporali, ovvero quali limiti abbiamo per cogliere questa opportunità, oltre la quale certamente, a parte anche la concorrenza esterna, bisogna comunque fare una scelta di vita. Per la serie, se devo prendere un lavoro, una professione, decido se prendere o no, faccio l'investimento qui o lo faccio altrove. Ecco, in termini temporali, voi che previsioni fate e che limiti e che scadenze date? Perché su questo, secondo me, bisogna fare un significativo focus, perché altrimenti si rischia di prenderci dei tempi troppo lunghi, o meglio, di concedere anche a chi deve decidere dei tempi troppo lunghi, che poi ti mettono sostanzialmente fuori mercato, in ritardo. Grazie. Bene, ringrazio il senatore Candiani. Chiedo se ci sono altri interventi. Non ci sono altri interventi, quindi le do la parola, dottor Visintin, così può rispondere agli auditi. Grazie.
Benissimo, e se, ringrazio i senatori e vorrei dare una risposta subito al senatore Candiani. Io direi che il tempo purtroppo è già scaduto, ma non è colpa di nessuno. 23 anni per avere un decreto attuativo interministeriale sono francamente un po' troppi. E aver dato l'imminenza dell'entrata in vigore del codice doganale unionale del 2013, un'errata classificazione, francamente ci ha messo in grossa difficoltà. Questo non significa che lo sviluppo del porto di Trieste sia bloccato da questa cosa. Molti aspetti del regime di Porto Franco sono in essere e non sono neanche stati messi in discussione. Quindi non è come dire, l'esistenza o meno del Porto Franco che viene messa in discussione. Viene messa in discussione la possibilità di fare lavorazioni di carattere industriale, perché su quel punto la legislazione unionale, cioè il codice doganale unionale, è discrepante, diciamo, con le procedure che erano in essere prima dell'entrata del codice doganale unionale, no? Prima del 2013 le autorizzazioni potevano essere rilasciate, le autorizzazioni alle lavorazioni industriali potevano essere rilasciate senza la famosa valutazione delle condizioni economiche. Non c'era fine del processo. Però purtroppo, come capite, non c'era chi le rilasciasse, perché dal 94 al 2017 mancava il decreto interministeriale. Quindi per dare risposta altrettanto secca siamo ovviamente oltre ogni tempo, ma comprendiamo anche che ci sono delle difficoltà molto grandi da superare e rispondere. Comincerò già a rispondere alla domanda della senatrice Lorenz. La prima difficoltà è quello che potremmo trovare, come dire, le resistenze che potremmo trovare all'interno della Commissione europea. All'interno del TAC Sud, per esempio. È ovvio che la posizione strategica del porto di Trieste, per motivi di carattere logistico, per motivi di fondali, la connessione ferroviaria, in questo momento ci dà dei vantaggi ulteriori rispetto a quello del regime di Porto Franco. Ma questi vantaggi forse non sono sufficienti, anzi, non sono sufficienti per determinare la scelta di un industriale a venire a Trieste. Ricordiamoci che noi siamo inseriti in un'area in cui a 5 km abbiamo la Slovenia e a 100 km abbiamo l'Austria, dove il regime fiscale è molto più conveniente e dove l'iter burocratico per poter avviare un'industria è senz'altro molto più snello. E il regime di Porto Franco, proprio per queste caratteristiche che abbiamo visto prima, ci potrebbe dare dei vantaggi sia dal punto di vista dell'iter burocratico, un'unica autorizzazione in capo al presidente dell'autorità di sistema portuale, sia dei vantaggi di carattere doganale che altri non possono avere. Perché il Porto Franco di Trieste è un unicum all'interno dell'Unione Europea, derivante da un trattato di pace. Non ce ne sono altri. Ci sono altri territori extradoganali che derivano sempre da trattati precedenti. Ma non esiste un Porto Franco internazionale all'interno dell'Unione Europea. Quindi abbiamo un unicum che non riusciamo a sfruttare pienamente. È chiaro che aver fatto negli ultimi anni dei progressi enormi rispetto ai volumi di merci manipolati attraverso il porto di Trieste, volumi di merci che sono destinati principalmente a paesi centroeuropei, come è stato ricordato dalla senatrice, Austria, Germania, Ungheria, Cecchia, Slovacchia, sono i paesi di riferimento per il 95% delle merci che attraversano il porto di Trieste. Ecco, questo fatto che ha riportato in qualche maniera il nostro porto, no? In una centralità per le reti europee, le reti di trasporto europee, ecco, e le reti logistiche europee,
E questo ci potrebbe aiutare anche all'interno della Commissione europea, no? Per trovare anche dei supporti a quello che noi andremo a fare. Però ricordiamoci che la comunicazione è una cosa che sta in capo allo Stato italiano. Cioè, non è che noi dobbiamo aspettarci che l'Unione Europea ci dica che siamo qualcos'altro. Ecco, è lo Stato italiano che deve comunicare all'Unione Europea che noi non siamo una zona franca, ma siamo qualcos'altro. Peraltro, l'aveva fatto benissimo nei lavori preparatori. Se noi andiamo a leggere tutti i verbali di preparazione al codice doganale unionale, lo Stato italiano aveva mantenuto sempre una posizione chiara. Poi dopo è successo qualcosa. E quindi io dico, il tempo poi lo stiamo perdendo. Abbiamo della concorrenza molto forte, molto agguerrita, abbiamo una chance. E abbiamo anche un'altra chance, di cui forse parleranno gli auditi successivi. Potrebbe esserci il tentativo, no? Di attuare il codice doganale europeo e contemporaneamente rispettare anche i canoni del Porto Franco Internazionale di Trieste. Perché se noi andiamo a vedere quali sono i crismi, le caratteristiche della valutazione delle condizioni economiche, ci rendiamo subito conto che quella valutazione non ha senso se i prodotti finiti della lavorazione sono destinati a paesi terzi. Quindi ci sarebbe la possibilità di un'autorizzazione alle lavorazioni dove i prodotti finiti sono destinati a paesi terzi. D'altronde, se i prodotti finiti sono destinati all'immissione in consumo nell'Unione Europea, voi mi insegnate che comunque devono pagare dazio e devono pagare IVA. Quindi non trovo tutta questa grande convenienza ad effettuare delle lavorazioni industriali nel porto di Trieste per prodotti che siano destinati all'immissione in consumo sul territorio dell'Unione Europea. Grazie. Bene, io la ringrazio. Chiedo se ci sono altri interventi. Non ci sono, quindi le auguro buona giornata e noi continuiamo con le audizioni. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Buongiorno. Bene. Continuiamo con il ciclo di audizioni. Abbiamo con noi il presidente Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. A lei la parola. Grazie, un saluto al presidente, un saluto a tutti i senatori. Oggi io sono portatore di una posizione unanime espressa dal Consiglio regionale con l'approvazione di una mozione, mozione che poi lascerò magari alla Presidenza i documenti relativi, la mozione numero 200 presentata alla Presidenza il 15 settembre 2020 ed approvata all'unanimità il 1 ottobre 2020. Dal titolo sulla necessità che la Giunta regionale si attivi per sostenere presso il Governo la piena attuazione del particolare regime giuridico dei punti franchi del porto di Trieste, quale occasione di sviluppo economico per tutta la regione e per l'Italia intera. Questa mozione, primo firmatario il consigliere Claudio Giacomelli, impegna la Giunta regionale ad intervenire presso le autorità competenti nazionali per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche internazionali e nazionali inerenti al regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste, attivando mediante notifica alla Commissione europea dell'esclusione di detti punti franchi dal territorio doganale dell'Unione in base ai citati obblighi internazionali della Repubblica italiana, la specifica procedura per il loro inserimento tra i territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione europea di cui l'articolo 4 del regolamento
952 del 2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione. Praticamente nella discussione che può essere, di cui lascerò anche copia dattiloscritta agli atti, presente agli atti del Consiglio regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia non chiede né un beneficio né un contributo, né una condizione di particolare favore, ma chiede unicamente che venga a completarsi l'applicazione di una normativa esistente di carattere internazionale che debba concludersi con la notifica alla Comunità Europea. Credo che i commissari sia diciamo, abbastanza noto, visto che gli atti preparatori firmati dal senatore Nannicini di fatti hanno tratteggiato qual è la condizione, mi sia consentito brevemente di riassumerla. Tutto nasce dalla guerra persa, dalla seconda guerra mondiale, perché il punto franco del porto di Trieste è un retaggio che arriva ancora dal tempo dell'impero austro-ungarico, dove appunto con varie condizioni di quel tempo veniva riconosciuta l'extra doganalità del porto, perché qua si parla di extra doganalità e non di extraterritorialità, in quanto anche la condizione di extra doganalità prevede che all'interno di quel territorio vigano tutte le altre normative di carattere a cui sottende altro, un altro, qualsiasi altro luogo del nostro paese. Questo ha, diciamo, dirimere eventuali resistenze, per cui attraverso l'extra doganalità si possano attivare condizioni di dumping salariale o condizioni di diverso tipo che pongano diciamo così, situazioni di svantaggio rispetto competitivo rispetto ad altre parti del paese. Quindi tutte le regole, diritto al lavoro, tutela dell'ambiente, rimangono in campo, si chiede solo l'extra doganalità. Questa extra doganalità per i punti franchi del porto di Trieste, io chiamerei porto del Friuli-Venezia Giulia, perché come voi sapete il sistema portuale della nostra regione, che verte sul porto di Trieste ma comprende il porto di Monfalcone e il porto di San Giorgio di Nogaro, che è sottoposto alla presidenza dell'autorità di sistema portuale del mare Alto Adriatico orientale, di fatto può essere considerato un ecosistema. Nella diciamo così, realtà di Trieste sussistono questi punti franchi che già nell'allegato 7 al Trattato di Pace di Parigi, poi confermato da quello di Londra, prevedevano che questi punti franchi continuassero a sussistere anche successivamente alla diciamo così, definizione del conflitto mondiale, e quindi ne facevano menzione. È chiaro che per tutti, che adesso non sto qui a dilungarmi, che cosa vuol dire l'extra doganalità, cioè vuol dire che le merci sbarcate dal porto, cioè non è una funzione che può intervenire su uno sviluppo economico del porto, perché il porto fa la sua strada e comunque l'aumento delle merci transitate diciamo, dipende diciamo, dalla situazione geopolitica complessiva, ma il problema della extra doganalità consente la possibilità di lavorare merci, quindi è una funzione che è diciamo così, relativa al retroporto, quindi la possibilità di lavorare le merci in condizioni di non pagare i dazi e l'IVA anticipate rispetto a merci che dall'extra Europa poi possono arrivare, essere lavorate, diventare europee e se trasformate prendere anche il marco del Made in Italy e andare senza diciamo così, anticipo del dazio verso altri paesi extra. Quindi è una condizione di promozione industriale non banale in una realtà come quella di Trieste, che verte a seguito della crisi della siderurgia pesante, il fatto che è stata dismessa l'area calda della ferriera di Trieste e anche altre condizioni dovute poi adesso alla pandemia, una situazione industriale di deindustrializzazione, comunque di voglio dire di difficoltà lavorativa. Il dato che viene evidenziato è che questa procedura è una procedura che si è quasi tutta ormai sviluppata, perché appunto partendo dall'allegato 8 al trattato fra l'Italia e le potenze alleate firmato a Parigi e successivamente poi all'accordo di Londra, dove venivano riconosciuti questi porti, si è poi tuttavia sviluppata un approfondimento normativo
che si è risolto dal punto di vista dello Stato italiano, che di fatto c'era un problema su chi avesse competenza sul punto franco. Lo Stato italiano ha definito che la competenza è del Presidente dell'autorità di sistema portuale, quindi insomma tutto quello che ritiene autorizzazioni, concessioni all'interno vengono valutate rispetto a questa figura, a questa istituzione. Rimane in piedi unicamente un rapporto con il trattato europeo doganale, cioè quindi con un sistema, voglio dire, della comunità europea. Allora, quindi diciamo così che per quanto riguarda la specificità, che quindi noi qui confermiamo come Assemblea legislativa un'opportunità per l'intera regione e che anche per l'intero paese, bisogna che appunto completiamo questo iter. È il punto franco del porto di Trieste compatibile nella sua specialità con quanto previsto dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea? Punto di domanda. A nostro modesto parere sì. Perché questo? Perché all'articolo 351,1 di detto trattato, se noi ci riferiamo al comma 1, dice che le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1 gennaio 1958 o per gli stati aderenti anteriormente alla data della loro adesione tra uno o più stati membri da una parte e uno o più stati terzi dall'altra. Cioè quindi praticamente il trattato in Europa, l'articolo 351,1, salva quelli che sono gli accordi dei trattati precedenti. Qui parliamo appunto del 10 febbraio 47 Trattato di Parigi e quello dell'ottobre, credo, 5 ottobre del 54, che era diciamo così il memorandum di Londra, che conferma questa previsione del punto franco per il porto di Trieste. Quindi il comma 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea salva questi accordi. Qualcuno potrebbe soffermarsi sul comma 2, dove c'è scritto che, sempre dell'articolo 351 del trattato, dove dice che nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con i trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo... Cioè, qua, comma 2 dice... C'è un'incompatibilità tra questo trattato e gli accordi, qualora ci fosse, eccetera, eccetera. Però anche questo in qualche modo è superato perché testualmente, perché la, diciamo così, incompatibilità o la non aderenza tra il trattato e diciamo così, il memorandum di Londra e prima ancora il trattato di pace di Parigi, qualora non ci fossero incompatibili ai sensi del 351, è la Comunità Europea e lo Stato italiano che devono definire questa diciamo, incompatibilità. Però questo sembra, cioè, secondo noi, è superata, in quanto, proprio in relazione al comma 2, le istituzioni europee si sono già pronunciate ufficialmente. Infatti, all'atto di adozione del regolamento 2504 dell'88 del Consiglio del 25/7 dell'88, relativo alle zone franche e ai depositi franchi, che è stato poi trasfuso nel codice doganale comunitario, è stata riformulata e accolta a verbale la riserva italiana quanto alla specialità delle regole applicabili ai punti franchi portuali triestini ed è stata inserita tra le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio. Dichiarazione a verbale Consiglio della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento 2504 88 25 luglio 88 che riporta come recita come di seguito. Per quanto concerne, quindi questa è la decisione incardinata nel regolamento su richiesta dello Stato italiano e fatta propria dall'Unione Europea. Per quanto concerne i problemi relativi all'applicazione del presente regolamento, quindi il regolamento doganale europeo al territorio della Repubblica Italiana, il Consiglio e la Commissione, quindi sia Consiglio d'Europa che la Commissione europea riconoscono su comunicazione della delegazione italiana, che ha fatto proprio, in relazione all'articolo 234 del trattato, quello che citavo prima, che il porto franco di Trieste è stato istituito dall'allegato 7 del trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954. Quindi il fatto che insomma, la Commissione abbia dato atto diciamo così, che, questi, cioè che i trattati nazionali relativi al punto franco del porto di Trieste derivino da quella fonte normativa internazionale,
e non so, quindi li ha in qualche modo non dichiarati in contrasto col trattato doganale dell'Unione Europea. Le importate indicazioni del Consiglio della Commissione Europea, pertanto, escludono che nel regime definito dall'allegato 7-8 sussistano elementi di incompatibilità con il diritto comunitario che l'Italia sia obbligata a eliminare ai sensi dell'articolo 351,2. Cioè il fatto che l'abbia riconosciuto diciamo, è una risposta al comma 2 del 351, che diceva qualora ci fossero incompatibilità lo Stato italiano deve rimuovere. Ed esprimono un consenso a che detto regime esplichi i suoi effetti, eventualmente incidendo anche nei rapporti tra l'Italia e i paesi membri della comunità. Cioè dice, essendo precedente, di fatto esula dal trattato e quindi diciamo così, mette al riparo l'Italia anche da eventuali contenziosi con altri paesi stati membri della stessa Unione Europea. E quindi, diciamo così, i trattati internazionali sono in vigore, i punti franchi e porto di Trieste sono sanciti da trattati internazionali. La soluzione data come zona doganale europea è una soluzione diciamo, non soddisfacente perché non rientra, perché qui invece la definizione è quella della extradoganalità del punto franco di Trieste. E per quanto riguarda il mercato unico interno dell'Unione Europea, l'unico strumento giuridicamente efficace per garantire l'applicazione dei vantaggi del regime del porto franco internazionale di Trieste è fargli discendere direttamente dal fondo di diritto pubblico internazionale e non mediata come è stato fatto in base alla normativa dettata dal codice doganale comunitario. Quindi è chiaro, trattati internazionali, riconoscimento della non sussistenza del comma 2 dell'articolo 351 e quindi fatti propri in quanto stipulati prima dell'entrata in vigore del trattato doganale europeo. Quindi questa è la procedura. Cosa manca rispetto a tutto questo? È la notifica da parte del governo italiano all'Unione Europea che il porto di Trieste è stato inserito, perché quando diciamo così l'iter non si è concluso e non c'è stata la comunicazione, quando l'Unione Europea ha fatto diciamo, l'elenco dei punti franchi, non ha inserito il punto franco di Trieste. Abbia inserito solo poi c'è la Campione che è stata espunta e poi mi sembra che c'è insomma, così un'altra, Livigno credo insomma, che sia rimasto come punto franco. Ecco, quindi è stato inserito erroneamente, quindi il governo italiano dovrebbe comunicare all'Unione Europea che ha certificato la procedura internazionale, che è stato inserito erroneamente nella lista delle zone franche comunitarie, e mentre deve essere considerato fuori dal territorio doganale europeo, extra doganalità, come peraltro acquisito dalle istituzioni europee nella circolare che dicevo che nella dichiarazione della Commissione del Consiglio a cui facevo riferimento prima. In conclusione, le competenti autorità nazionali devono promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche internazionali e nazionali inerenti al regime di estradonalità dei punti franchi e punti di Trieste, attivando, ecco, mediante notifica alla Commissione europea delle esclusioni dei detti punti franchi. Quindi il governo dovrebbe fare una. Adesso non so se c'è bisogno di una norma anche del Parlamento, però insomma, ecco, in base ai criteri citati. In base ai citati obblighi internazionali della Repubblica Italiana, la specifica procedura per l'inserimento dei territori non facenti parte del territorio doganale, inserito dal codice doganale dell'Unione. Cioè, praticamente con questa comunicazione vengono inseriti, viene inserito come territorio non facente, territorio sottoposto all'autorità del paese, appunto, non extraterritoriale, ma extradoganale, per cui all'interno del punto franco del porto di Trieste c'è un regime doganale diverso rispetto al resto. Quindi al resto dell'Italia e quindi dell'Europa, quindi è una stessa doganalità anche a livello diciamo, del codice doganale ecco, dell'Unione. Su questa cioè, credo che insomma, ci sia una condivisione anche dal punto di vista politico, oltre che istituzionale, oltre che imprenditoriale, oltre che sociale, fortissima, perché a nessuno sfugge le opportunità, che dicevo prima, non solo per il porto di Trieste, perché l'incidenza sulla movimentazione di tonnellaggio rispetto al porto non sarebbero secondo me motivo di diciamo così di aumento di forza lavoro eccetera. Però ecco, tutto quello che riguarda la trasformazione dei semilavorati, l'insediamento di condizioni diciamo di industrializzazione nel retroporto, oltre al fatto che la nostra regione si caratterizza per una forte interconnessione logistica, ecco, ne farà sicuramente ecco un punto che avrà diciamo così, ricadute positive sia sulla città di Trieste senz'altro, ma sull'intera regione, ma io dico sull'intero paese, insomma, ecco, perché contribuirebbe in qualche modo a limitare tutto lo limitare, diciamo, ecco, tutto lo spostamento, voglio dire, di manodopera
perché quando, se noi riusciamo a fare diciamo così, vantaggio competitivo sui dazi, è chiaro che dico, magari uno invece di spostare l'azienda da Udine in Serbia ci pensa una volta, dove fa invece un vantaggio competitivo sul salario. Perché questo è successo, cioè il dato finale, il fatto di aver riconosciuto questa extra doganalità in parte, diciamo così, non ha avuto la funzione di limitazione rispetto allo spostamento delle sedi lavorative dal Friuli Venezia Giulia, ma anche parti del nord Italia, verso zone dove c'è il dumping salariale, quindi insomma dell'est. Se viene riconosciuto, alcuni, anche vista la pandemia, vista la globalizzazione, eccetera, visto i limiti che questa pandemia ha posto anche a livello, diciamo così, di questo mito che c'era della globalizzazione a tutti i costi, della massimizzazione del profitto, eccetera, perché tutti cercavano di aumentare il profitto, ecco, continuano a farlo perché nella libera impresa questo è logico, ma potrebbero farlo, ecco, eventualmente non sulla pelle degli operai serbi, ma potrebbero farlo, ecco, sul vantaggio competitivo che l'extra doganalità attraverso la politica dei dazi e dell'IVA, ecco, potrebbe consentire. E quindi questo consentirebbe il reshoring in qualche modo, cioè la possibilità che alcune sedi ritornino e diano lavoro a noi, a nostri famiglie, a nostri uomini e donne del nostro paese o anche di altri paesi, non è quello il problema, ma si aumenterebbe la ricchezza della regione, la ricchezza del paese. In ultima analisi credo anche la ricchezza dell'Unione Europea, perché insomma, l'Unione Europea se ha previsto questi punti franchi, ne ha previsti una dozzina, una quindicina nel giro per l'Europa, cioè qualche riflessione anche di questo tipo geopolitico l'avrà sicuramente fatta. Io avrei terminato, Presidente, se ci sono domande. Io la ringrazio per la spiegazione, chiedo ai senatori se ci sono domande, prego senatrice Carrello. Preziosi al relatore e agli uffici per andare a predisporre una risoluzione della commissione da proporre al governo. E di questa dozzina o quindicina di porti franchi a cui lei faceva riferimento proprio al termine del suo intervento, che lei sappia, ce n'è un qualcuno che risale alla stessa fase storica? No, e che diciamo quindi che in linea di massima tutti questi fanno parte per condizioni credo più che altro scusi senatrice, la ringrazio. No, io credo che gran parte di questi siano per condizioni geoterritoriali, siano stati, se io penso ci sono le isole Faroer in Danimarca che hanno condizioni, la Groenlandia, poi l'isola di Helgoland in Germania, il territorio di Busingage, che non so, però Ceuta e Melilla in Spagna, che sono territorio extra in zona, diciamo, Africa, no? Del nord. Territori d'oltremare francesi, polinesi, eccetera, eccetera. Livigno, che non so la motivazione, e c'era campione d'Italia, non so le motivazioni, campione poi è stata espunta, credo nel 2019, sì. 2018, se non ricordo. Quindi proprio di queste condizioni credo siano più motivazioni di ordine geoterritoriale, cioè il fatto che comunque siano possedimenti di Europa ma in altri continenti, se penso alla Polinesia, eccetera. Invece il porto franco di Trieste, il punto franco del porto di Trieste risale credo proprio a questa concezione, diciamo così, che nacque nell'impero austro-ungarico, nel quale per la conformazione geopolitica di quell'impero aveva chiaramente unicamente più o meno verso diciamo, l'Adriatico, oltre che diciamo così, nelle coste dell'Istria, insomma, eccetera, ma il porto di Trieste come punto fondamentale. E lì credo che fu a suo tempo, ecco, un'intuizione che era diciamo così, per aumentare, credo, insomma, aumentare l'attrattività, perché il problema del punto franco è un problema di attrattività, di fatto, abbiamo detto, attrattività di forza lavoro, di imprese, eccetera, per aumentare l'attrattività di quel porto, che poi, insomma, bisogna dire che erano avveduti, perché poi la storia comunque continua a dare ragione, perché, insomma, anche, insomma, se avete avuto la pazienza, avete letto l'IMES, quando c'è stata un'applicazione sull'IMES che parla dell'oceano, cioè di tutta l'economia blu, cioè di fatto, diciamo, col canale di Suez, cioè il Mediterraneo non diventa più un mare tra terre, ma un medio oceano, un medio oceanico lo definisce lì, cioè un mare tra due oceani, no? Segnatamente il Pacifico e l'Atlantico. E quindi tutte le merci, diciamo così, nei flussi che dalla Via della Seta, insomma, cioè i flussi da lì passano, no? E quindi entrano nel Mediterraneo per andare poi in Atlantico verso gli Stati Uniti, eccetera.
È chiaro che Trieste diventa baricentrico sia per l'asse nord-sud che per l'asse est-ovest, cioè no, tutto quello che noi dobbiamo andare, allora, i cinesi hanno provato col Pireo, voglio dire, no? Qualcosa c'è alla Lamezia Terme, però è chiaro che lì ci sono ancora 1200 chilometri per arrivare ai primi, diciamo così, alle prime zone del centro Europa, invece Trieste in 200 chilometri sei già nel cuore dell'Europa. Quindi, cioè, l'attrattività diciamo, sommata con la extra doganalità veramente farebbe di Trieste un player internazionale, direi quasi mondiale, che metterebbe il nostro paese tra i primi punti di riferimento rispetto ai traffici mondiali di tutto il globo. Quindi si capisce che questo tipo di intuizione che ebbero gli austro-ungarici aveva una vista lunga. Quindi insomma, da questo punto di vista credo che questo abbia l'unico che abbia proprio le caratteristiche, come dicevo prima, geopolitiche, storiche, per cui fu fatta quella scelta. Bene, la ringrazio. Chiedo se ci sono altri interventi. Non vedo neanche da casa mani alzate, quindi chiuderei qui l'audizione. La ringrazio e le auguro buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro. Bene, continuiamo con le audizioni. Vedo che abbiamo già il collegamento con noi il Presidente Zeno D'Agostino dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Buongiorno Presidente, lei mi sente? Buongiorno. Perfetto. Sì, la sento. A lei la parola, prego. Ma io penso che dal punto di vista tecnico, normativo, giuridico, storico, le presentazioni, le audizioni che ho sentito che hanno preceduto la mia abbiano dato un quadro complessivo. Ci troviamo di fronte a una, secondo noi, certezza normativa internazionale che garantisce uno status di un certo tipo ai punti franchi del Porto Franco di Trieste. Sono stati descritti prima, insomma, tutti i passaggi che in qualche modo dovevano vedere protagonista l'Italia. Invece diciamo che da un certo punto in poi, dal 2013, questo protagonismo non c'è stato. Io sono arrivato nel 2015 qui a Trieste, io non sono triestino, e ho sempre detto a tutti che mi aveva stupito subito la solidità normativa che stava dietro al tema del Porto Franco internazionale. E dall'altra parte però mi stupiva anche il fatto che era un tema che a livello nazionale non aveva, se non appunto negli ultimi anni, la dignità che dovrebbe avere. Io faccio un po' di esempi, insomma. Si è parlato adesso che insomma, i porti franchi riconosciuti, le zone extra doganali riconosciute all'interno del codice doganale europeo, per esempio, comprendono anche la Groenlandia, no? Ecco. Qualcuno a suo tempo, quando lo dico perché era una notizia pubblica, insomma, quando addirittura il presidente Trump parlava di acquistare la Groenlandia, si pensava che, a prescindere da quelle che sono le materie prime presenti in quell'area, fosse anche la possibilità di essere un porto franco di fronte all'Europa uno dei suoi obiettivi. Ci aggiungo, per restare abbastanza in tema, che subito dopo la Brexit il primo tema che Boris Johnson, uno dei primi, ma probabilmente il primo vero che ha affrontato, è proprio quella dell'istituzione di tutta una serie di punti franchi, di porti franchi nel proprio territorio. Allora io penso che ci sia da una parte un aspetto tecnico, normativo, giuridico, ma penso che siano già stati dati tutti gli elementi che servono per capire che ci sono tutti gli elementi certi per fare un ragionamento importante a livello nazionale con
ripercussioni chiaramente a livello comunitario relativamente a un riconoscimento dello status giuridico del Porto Franco all'interno della, diciamo, della visione doganale complessiva. Dall'altra parte però penso che rispetto a qualche anno fa ci sia una sensibilità diversa anche politica ed economica rispetto a questo tema. Lo dico perché, per esempio, non si parlava fino a qualche anno fa di zone economiche speciali sul territorio nazionale, cioè non c'era, secondo me, una sensibilità così forte a livello nazionale sul fatto che, a prescindere dall'aspetto infrastrutturale, che è sempre quello che viene messo in prima istanza quando si parla di sviluppo e di competitività di un territorio, dal punto di vista, per esempio, ecco, portuale o logistico, si parlava sempre poco degli aspetti immateriali, cioè il fatto comunque di dare, per esempio, tutta una serie di vantaggi che possono essere dati da una parte, per esempio nel caso specifico dal Porto Franco Internazionale di Trieste, di cui stiamo parlando oggi, piuttosto che di tutte quelle soluzioni che negli ultimi anni invece a livello politico si stanno cercando, quindi le zone economiche speciali al sud piuttosto che le zone logistiche semplificate al nord. Ecco, io penso che a questo punto, guardando come lo stiamo facendo noi dal punto di vista dell'autorità di sistema, che ci tengo a dire si chiama di sistema proprio perché oggi, a prescindere dal fatto che governa i porti di Trieste e Monfalcone, è anche un soggetto rilevante dal punto di vista della gestione degli inland terminal, delle zone industriali, degli interporti che stanno in regione. Ha parlato molto bene, ha definito bene Zanin il fatto che il porto di Trieste non può essere chiamato il porto di Trieste, ma insomma è fondamentalmente il porto della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi su questo tema, pensare di affrontare la competitività di un porto solamente ragionando sui flussi che lo caratterizzano, è chiaro che è abbastanza limitante. Non possiamo pensare che un porto sia un luogo, un territorio che viene solamente interessato da flussi. Il tema vero, ma è un tema che è ampiamente studiato e dibattuto nella letteratura o comunque nella teoria di settore, è che ci deve essere una capacità di un territorio di fermare quei flussi, di creare valore sia attraverso attività logistiche piuttosto che addirittura lo sviluppo di attività manifatturiere e quant'altro. È chiaro che poi subentra un ulteriore elemento, che è quello della beneficio che non deve ricadere solo sul territorio ma anche a livello nazionale, perché penso che poi alla fine ci sia comunque un elemento politico importante che deve essere affrontato quando si parla di tutti questi di queste iniziative, non solo quella che riguarda il Porto Franco Internazionale di Trieste. E allora a questo punto c'è questo tema di cui si è in qualche modo è stato citato, non solo accennato da chi mi ha preceduto, del tema del cosiddetto reshoring piuttosto che backshoring e quant'altro. Io penso che ci sono tutta una serie di dinamiche, tra l'altro molto recenti, vedi per esempio quello che è successo al canale di Suez qualche settimana fa, che stanno mettendo nella testa di coloro che governano le catene logistiche globali un modello nuovo di riconfigurazione della loro presenza sia manifatturiera che logistica a livello globale. Cosa ha significato quello che è successo a Suez per chi lavora nei porti, ma anche per chi lavora nell'industria? Fondamentalmente si è preso atto che esistono tutta una serie di colli di bottiglia, comunque di aree vincolanti nei flussi globali, per cui quella globalizzazione di cui si parlava prima, a prescindere dai suoi aspetti di tipo politico e sociale, probabilmente è stata costruita in una modalità logistica che portava a un'efficienza, cioè che è permessa solamente da un'efficienza altissima dal punto di vista logistico di queste catene globali. Quindi basta un qualsiasi incidente per creare dinamiche distorsive dal punto di vista concorrenziale, dal punto di vista gestionale, dal punto di vista commerciale, che provocano effetti miliardari sulla gestione poi dopo, tra l'altro con effetti anche di distorsione di tariffe e quant'altro molto pesanti. Quali sono le riflessioni che stanno facendo i grandi soggetti internazionali, le multinazionali dell'industria e anche quelle logistiche? Il fatto di rendere più rilassate queste catene logistiche globali. Non si può più pensare che le catene logistiche siano così tirate e che quindi un impedimento che impedisce alle navi di muoversi per una settimana mette in crisi, tra l'altro in un periodo pazzesco come quello appunto che stiamo vivendo da un anno e mezzo, mettono in crisi quello che è l'approvvigionamento delle merci
e la movimentazione dei flussi delle merci a livello globale. Quindi quello che sta succedendo fondamentalmente, a prescindere dagli aspetti che poi toccherò di reshoring, backshoring, nearshoring, insomma tutta una serie di termini che vengono usati in letteratura per dire che in pratica tutta una serie di localizzazioni industriali vengono ridefinite, come dicevo prima, sta facendo pensare a una gestione più rilassata delle catene logistiche globali. Che cosa significa? Significa che c'è bisogno nel mondo di aree, chiaramente, che devono avere determinate caratteristiche dal punto di vista dell'imposizione dei dazi e di tasse e quant'altro, in cui queste catene logistiche globali possono pensare di stoccare merci o addirittura di trasformarle. Quindi siamo in un periodo storico, ecco, quindi prima si parlava anche di tempistiche, no? A prescindere da quelle che sono le tempistiche determinate dagli aspetti giuridici e normativi di cui si è trattato prima, esistono anche tempistiche collegate a quelle che sono le dinamiche di tipo business, le dinamiche di tipo economico, nello specifico le dinamiche di tipo logistico. Bene, noi in questo momento con il Porto Franco Internazionale di Trieste possiamo essere uno di quei territori che potrebbero avere questo vantaggio determinato dal fatto che i grandi gestori delle cosiddette supply chain a livello globale devono ridefinire le proprie strategie di ricollocazione sia degli stock a livello globale sia anche di quelle che sono le cose di cui si è parlato prima, non solamente logistica e magazzinaggio e deposito, ma anche trasformazione delle merci e quant'altro. Queste cose tra l'altro si aggiungono a un processo cosiddetto di regionalizzazione a livello globale che stava avvenendo si sta portando avanti da circa 2 anni, fondamentalmente con la guerra dei dazi a livello globale, con tutta una serie di dinamiche molto più scioccanti rispetto a quello che succedeva fino appunto a 2 o 3 anni fa, le grandi aziende stanno ridefinendo la loro localizzazione industriale, non più pensando ad un'unica localizzazione industriale in paesi a basso costo di manodopera, quindi fondamentalmente in Asia o in Cina, ma sapendo che esistono appunto tutta una serie di imposizioni di dazi tra potenze, che quindi in qualche modo è utile a seconda dei mercati ricollocare la propria posizione industriale, a questo punto si parla di regionalizzazione dell'industria e non più di posizionamento dell'industria in un unico luogo a livello globale, che chiaramente interessava fondamentalmente l'Asia e la Cina. Quindi questo processo è comunque in corso, noi abbiamo interlocuzioni continue con soggetti che vogliono riportare le proprie attività industriali non appunto da luoghi di cui si parlava prima, Cina e quant'altro, ma riportarli in Europa. È chiaro che la collocazione in Porto Franco è una specie di prova, ecco, generale della ricollocazione a livello diciamo domestico. Quindi più di qualcuno, e torno a dire, sono interlocuzioni molto molto concrete che noi stiamo definendo con alcuni operatori industriali, di riportare in Porto Franco, a Trieste, alcune produzioni che fino a ieri venivano fatte in Cina piuttosto che in Asia. Allora, torno a dire, siamo probabilmente, ecco, anche perché aggiungiamo, come è stato già detto prima, che oltre agli elementi del vantaggi del Porto Franco, oggi Trieste è in grado non solo di dare un porto efficiente, ma tutta una serie di connessioni intermodali che da Trieste permettono di andare dal Belgio fino alla, è stato citato prima, la Cechia, la Slovacchia, l'Ungheria. Abbiamo iniziato con dei treni sulla Polonia, la Germania la copriamo tutta, l'Austria e quant'altro, quindi si sta diventando veramente efficienti dal punto di vista della distribuzione delle merci a livello continentale. Ecco, io quindi ho voluto fare questo intervento per dire che in questo momento, rispetto a una visione della globalizzazione abbastanza sfrenata, che era quella che caratterizzava un periodo che andava fino a 2 o 3 anni fa, oggi c'è tutto un ripensamento delle catene logistiche globali. Su questo conta molto, appunto, e sta contando, e andrà sempre così, non vedo margini di differenziazione da questo punto di vista su quelle che sono le operazioni di dazi commerciali che stanno avvenendo soprattutto tra Stati Uniti e Cina, ma anche tra altri blocchi continentali a livello globale. Quindi c'è una ridefinizione di localizzazione degli asset industriali che potrebbero e dovrebbero ricoinvolgere l'Europa e alcuni territori, chiaramente un Porto Franco è avvantaggiato su questo. Se a questo aggiungiamo, torno a dire, le dinamiche dell'ultimo proprio periodo, cioè il fatto che comunque a questo aggiungiamo una organizzazione più rilassata delle catene logistiche globali, delle catene industriali globali, che prevede e sta prevedendo, perché sono cose che discutiamo con chi gestisce queste cose a livello globale,
prevede di andare a creare, diciamo, dei polmoni di stock delle merci piuttosto che di produzione delle merci in aree che chiaramente offrono dei benefici e dei vantaggi, voi capite qual è l'occasione importante che in questo momento noi possiamo come Italia portare a casa. Quindi io ho voluto fare un ragionamento rispetto, insomma, ai temi un po' più giuridici e normativi che ho visto approfonditi in maniera seria e completa da chi mi ha preceduto, fare un ragionamento un po' più economico, commerciale, quindi anche quegli esempi che sono stati portati da Confetra prima, cioè sul fatto che si può ospitare una produzione che non ha nulla a che vedere poi con la distribuzione del prodotto a livello comunitario, ma che invece permette di portare qui attività ad alto valore aggiunto per poi la ridistribuzione del prodotto al di fuori anche del mercato europeo, è totalmente in linea con tutta una serie di dinamiche strutturali e anche abbastanza recenti con cui i grandi operatori globali stanno riconfigurando le catene sia produttive, manifatturiere, che quelle logistiche. E quindi, torno a dire, penso che sia una grossa occasione, sta tutta nelle nostre mani, come è stato detto prima è una scelta che deve fare l'Italia, l'Unione Europea c'entra fino a un certo punto, penso che insomma sia una grossa opportunità che possiamo cogliere. Bene, io la ringrazio, chiedo se ci sono interventi. La senatrice Rois vuole fare un intervento, prego. Sì, più che una domanda, io volevo ringraziare sia il presidente Zeno D'Agostino per il grande lavoro che sta facendo al porto di Trieste e ovviamente le Confetra, il presidente Visentin e il presidente del Consiglio regionale Zanin. Evidentemente c'è in questo momento una comunione di intenti che va assolutamente sostenuta sul riconoscimento dello stato giuridico del porto di Trieste, per cui ecco, ringrazio anche il senatore Nannicini che ha promosso questa azione che sarà molto importante, come diceva testé il presidente D'Agostino, non soltanto per Trieste che sarebbe limitato e non soltanto per l'Italia, ma sicuramente con delle prospettive molto più ampie, e quindi grazie. Non va bene, ringraziamo la senatrice Rois, chiedo se ci sono altri interventi dalle persone collegate a casa. Non ci sono interventi. Benissimo, quindi la ringrazio e chiudiamo la mattinata di audizioni. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci.